Purtroppo l'emergenza di casi sintomatici che non hanno alcuna apparente o hanno scarsi rapporti con i focolai di extra regione è suggestivo del fatto che purtroppo negli ultimi giorni il virus abbia raggiunto un possibile iniziale radicamento territoriale. Giustino Parruti, primario di malattie infettive all'ospedale di Pescara e membro della task force regionale contro il coronavirus, lancia l'allarme. È possibile, secondo il professore, che vi sia una diffusione del virus sul territorio, tant'è che gli ultimi casi in Abruzzo non provengono da fuori regione. Ormai anche in Abruzzo si è in piena emergenza sanitaria. Abbiamo segni di diffusione locale importanti. L'altro segnale che sta impegnando tutta l'azienda in una risposta, infatti di fatto siamo praticamente riuniti costantemente dall'altro ieri, è che è nettamente aumentato il numero dei pazienti che giunge al pronto soccorso con difficoltà respiratorie. La sanità abruzzese però si organizza. All'ospedale di Pescara, ad esempio, è stato allestito un nuovo reparto di terapia intensiva. In questo momento siamo in una situazione in cui il numero dei casi sospetti e diagnosticati sta salendo in modo importante e quindi stamattina abbiamo tentato anche un ulteriore coordinamento regionale che sarà molto importante per far fronte come sistema Abruzzo a questo tipo di situazione che in questo momento sembra colpire nelle ultime 48 ore più vistosamente Pescara, ma insomma dobbiamo essere organizzati per una risposta comune in tutta la regione. Pensate che di fatto abbiamo aperto una rianimazione aggiuntiva al sesto piano nella zona a pressione negativa che insieme alle stanze dedicate a questi pazienti è già piena, per cui abbiamo realizzato un cambio di organizzazione tecnica in poche ore.